Ciao ragazzi, lo sapete meglio di me, le sottomarche non si smentiscono mai. Eccoci qua ragazzi, tornati per un nuovo video dedicato alle energy drink. Oggi sono qui per recensire una bevanda praticamente sconosciuta, cioè online non si trova praticamente nulla a riguardo. Io a prescindere sono terrorizzato dall'idea di fare le copertine, perché ragazzi, non esistono PNG, non esistono locandine dalla quale poter estrapolare l'immagine, cioè tutto quanto di bassa qualità o praticamente inesistente, quindi ragazzi, perdonate se tutto sarà un po' fatto così. Ragazzi, cosa ha fatto LDMD Market? Ci ha regalato delle lattine davvero strepitose. Però, ragazzi, veramente, manco fossero chissà di quale marca, perché abbiamo qui una Boost al mango. Proverò anche quella all'arancia, quindi mi raccomando, supporto. Però vi giuro, è costata 1,29 euro. 1,29 euro, vi giuro, non so adesso da voi quanto costano in media le lattine più costose. Ok che è da mezzo litro, quindi abbiamo il doppio del contenuto e quindi ci può anche stare. Però veramente tanto, quindi mi aspetto una bevanda perlomeno appetibile e gustosa. Ragazzi, ed eccola qui la nostra lattina di Boost. Aspettate però, ragazzi, questa location è troppo professionale. Ecco, questa location va benissimo, così arrangiata, così rudimentale. Era da tanto che non lo facevo. Ebbene, eccola qui la nostra lattina di Boost. Devo dire che mi piace un sacco. E la adoro. La adoro sinceramente un po' nei suoi colori, anche se si sono sprecati abbastanza perché basta girare la lattina, abbiamo tutta la parte color alluminio, come le classiche Boost. La cosa buona è che hanno aumentato il formato 500 ml. Questo mi piace come è stato fatto, insomma, Energy Drink, gusto mango, dato che ormai sappiamo la gente va matta, abbiamo il solito cane col fulmine, la scritta Boost, taurina, vitamine del gruppo B, energy drink, tutto quanto, no? Bevanda analcolica gassata al gusto mango. Vedo cosa aspettarmi qua, veramente, perché non lo so sinceramente questa Boost cosa possa offrirmi. Ma sì, ragazzi, facciamo prendere una piega negativa a questo video. Proprio così, come ai tempi, le prime recensioni. Bevanda gassata al gusto di mango. L'odore è intenso e questo mi stupisce. Colore classico, sembra tutto nella norma. Direi di provarla prima che facciamo cadere tutto e poi succede il putiferio. Stavo per tornare in scrivania, però ragazzi, sì, facciamo le cose proprio fatte male. Cadiamo nella tamarraggine, ragazzi, per una volta. Concedetemelo con la scusa che dobbiamo tornare agli albori. Buona, direi. Buona, buona, buona. Forse un pelo troppo frizzante per i miei gusti personali, però è buona. Sa totalmente di mango, cioè puramente mango. A differenza di altre bevande, di cui non faccio il nome, onde evitare problemi. Ma sapete benissimo a chi io mi riferisca. Abbiamo un energy drink dal sapore neutrale, nel senso che sa di mango. Li vale 1,29 euro?
Troppo semplice. È buona, per carità. Al di là della sufficienza. Voto finale. Ma sì, dai, diamoglielo un 7,5. Non arriva all'8 perché è troppo semplice. È un succo al mango frizzante, cioè niente di più. Però mi piace, ci sta una lattina formato più grande. È anche giusto che costi di più, nel senso, prodotto maggiori quantità, è normale che aumenti il prezzo. Però, ragazzi, è un po' tantino se teniamo conto della qualità. Secondo me, se avessero fatto anche 99 centesimi come quelle che vendevano agli aminoacidi, anche lì trovare i PNG delle copertine è stato un bordello. Spero che appunto prendano piede, o comunque spero che comunque queste lattine migliorino anche nei gusti, ne escano di nuove, perché è sempre curioso provarle. Poi vabbè, oggi abbiamo fatto la location arrangiata per richiamare sostanzialmente i vecchi tempi. Però ragazzi, tranquilli, mi raccomando, vi chiedo supporto. Ora lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!